ascoltando il nido delle aquile, non so per quale strano motivo lo stiate facendo, e soprattutto se lo state facendo liberamente, fatevi vedere da uno sgravo. Ed eccoci rientrati al Nido delle Aquile dopo questa lunga intervista a chi ha fatto la storia della Lazio e della lazialità come Arcadio Spinozzi. Siamo rientrati al Nido delle Aquile, quindi lo ringraziamo ancora una volta, e grazie anche a te Alberto che ti sei posto in prima persona per questa intervista. E abbiamo trovato il terzino destro della formazione. Bravo, bravo Gianfranco. Quindi mancava. Rivediamola. Sì. Allora, Pulici in porta. Sergio terzino sinistro. Vale. Corini vale. E Pagni difensori centrali. Stasera vale. Abbiamo acquisito Arcadio Spinozzi come terzino destro. Marcatore fluidificante. La difesa è completa. Centrocampo Liverani in regia. E Fiore mezzala. E poi in attacco abbiamo Corradi e Monelli. Ok. E quindi ci mancano le ali, il 7 e l'11. Ci mancano le ali eppure chi poi possa. L'allenatore. Bravo. L'allenatore, su questo ci stiamo muovendo. Sì, però non svegliamo. Vari allenatori ci stiamo muovendo. Sì, sono vari. Poi valiamo noi. L'augurio che poi entro la fine della stagione riusciamo a fare due formazioni una contro l'altra. Che ne sai? Ah, va bene, va bene. Poi ci abbiamo anche l'allenatore fatto in casa, abbiamo il buon Andrea Sberna che insomma che stasera veramente ce ne ha fatte di ogni, però lo ringraziamo, Andrea. E gli diamo un grosso abbraccio ad Andrea che si sta preparando per la prossima settimana. Abbiamo sue notizie ormai solo da Facebook stasera. Ma neanche sono confortanti quelle di Facebook. Cominciamo la trasmissione, chi l'ha visto? Bene, allora ragazzi, devo dire che questa sera la chat di WhatsApp sta avendo un discreto successo, continua ad arrivare dei messaggi. Un abbraccio a voi veri laziali, non mollate mai, da parte di Eugenio. Amati veri laziali, battiamo le mani. Avanti Lazio, avanti laziali, da parte di Fabiano. Mentre ringraziamo Davide per lo spunto che poi abbiamo letto ad Arcadio Spinozzi. E poi un'altra domanda che magari riusciamo a leggerla successivamente, della Lazio di adesso e di questo anno. Quindi ringraziamo Davide. Ci ascoltano anche dalla Francia, e quindi ringrazio Audrey e Fabrice. E un immancabile ascoltatore, Alberto, una delle nostre più fedeli, un grande forza Lazio da Milano, da Stefania. Quindi ringraziamo ancora Stefania che non manca mai all'appuntamento del Nido delle Aquile. Chissà mai che un giorno riusciremo ad averla in studio, visto che comunque è un'ascoltatrice così, così assidua. E trasferta a Milano e fa solo Andrea. C'hai ragione. No, magari da Milano a Roma. Ah, da Milano a Roma. Se magari lei ha detto che viene per il derby. Se mai lei si trovasse a Roma, è gradita ospite, visto comunque Federico, se la possiamo far venire al derby, però. Allora, bene, bene, ragazzi, quindi ai nostri ascoltatori continuiamo a chiedergli di scriverci, e noi senz'altro leggeremo i vostri messaggi. Siamo alle 23:35, quindi fase conclusiva di puntata, ma non per questo meno interessante. E ritorniamo un po' a bomba sul momento Lazio, perché ci stiamo avvicinando a questo ritorno di campionato. Sabato sera ci sarà questo match importante e delicato come quello di Reggio Emilia contro il Sassuolo, dove comunque saremo in diretta. Come con bravo. Saremo in diretta, come la registrazione ai tifosi, e se riusciremo a capire. Come il Nido delle Aquile, no, che registrazione. Anche tu giocatori. Vai là come emissario della redazione in trasferta. È talmente vicino il campo che mentre fanno il riscaldamento chiamiamo Stracoscia, si può venire un attimo. Come ha detto Marco, Alberto te all'entrata, al tornare dice: io sono del Nido delle Aquile, a casa. Chi te conosce va a prendere il treno. Ce l'hai una casa per biglietto d'ostante. C'ho il nido, più che c'ho l'accredito. C'ho l'accredito da parte di Max. Scritta appena accredito da Max. Pensa però, Deiro, ci dovremmo provare. Pensa poi invece se ti danno la possibilità di entrare nel carcere di Reggio Emilia. Non solo, senti pure un pernacchio dietro.
No, chissà mai, magari c'è uno spazio, un accredito, quindi ti fanno, ti danno la giusta postazione come, noi ci proveremo. Come giornalista inviato da Nido delle Aquile. Allora, non lo diciamo forte, che qualcuno di noi che non è presente stasera poi lo fa veramente. Ah, ecco, sì, è vero pure quello. Lo fa veramente, stiamo buoni, state buoni. C'hai ragione, già poi sono scordato che abbiamo rischiato dei vostri. Abbiamo rischiato il Daspo in casa, figuriamoci se non vuole entrare. Gianfra, abbiamo rischiato il Daspo in casa, figuriamoci. Quello sarebbe stato clamoroso, con tanto di biglietto. Con tanto di biglietto, è una scena raccapricciante. Sarebbe stato record. Uno dei grandi record. Una scena raccapricciante. Intanto, ragazzi, fatemi ricordare l'appuntamento importantissimo. Bravo Gianfranco, mi anticipo. Per la finale di Coppa Italia di Calcio 8, che vedrà protagonista la Lazio Calcio 8 contro il Tormarancia. La partita ci sarà mercoledì 29 marzo alle 22:30 al Circolo Sport City di Via Alvaro del Portiglio. Siamo tutti invitati a vedere questa partita, perché più siamo e meglio è, perché è una finale, è un evento veramente importante, soprattutto per dare un giusto riconoscimento a questi ragazzi che così bene stanno facendo sia in campionato e anche in Coppa Italia. Quindi cercheremo anche noi del Nido delle Aquile di approdare mercoledì sera alla finale, di dare nostro supporto ai ragazzi della Lazio Calcio 8 e dare nostro sostegno al presidente Andrea Maria Liguori, che è intervenuto anche le scorse settimane al Nido delle Aquile. Quindi un grossissimo becco all'Aquila alla Lazio di mercoledì, alla Lazio assolutamente, per la partita di mercoledì. E un bravissimi ai ragazzi della Lazio Nuoto, che hanno vinto pure a Torino, quindi il capitano Colosimo con tutta la squadra è tornata con sono tornati con una vittoria da Torino, quindi va avanti questo, continua anche questo cammino favorevole in trasferta, rispetto che a parte la partita contro la Prorecco, che era improponibile. Chiaramente la Prorecco è il Barcellona, sì, del calcio rispetto, sulla palla a nuoto. Le altre sì, le hanno vinte tutte ultimamente, quindi veramente, quindi una speriamo, grande rimonta. Bravi, speriamo bravi, che bravi. L'obiettivo di inizio stagione possa essere centrato da parte della Lazio Nuoto. Bene, allora le notizie di questa settimana per quanto riguarda la Lazio, che sta piano piano uscendo un po' con le ossa rotte, visto l'ultima notizia di De Vrij da questa sosta delle nazionali. E quindi abbiamo detto Biglia rientrerà. È rientrato appunto prima del termine della chiamata della nazionale, e quindi ci prepariamo per questa sfida di sabato sera contro il Sassuolo, sfida abbastanza delicata ed importante, perché poi sarà la partita che ci avvicinerà maggiormente al derby. Manca soltanto una settimana e chiaramente bisogna stare prima con la testa, sì, al campionato, però